Debutto ieri sera a Palermo per The Kingdom, anteprima assoluta dello show horror messo in scena dal Paranormal Circus. Uno spettacolo comico, teatrale, magico, così lo ha definito Ottavio Belli, regista. Una serata animata da clown, illusionisti, fakiri, acrobati e ballerini. Artisti di fama internazionale come Quincy Azzario e Rudy Magaggi hanno animato la piacevole serata. L'uomo sotto i riflettori del tendone, impiantato al forum, esilaranti gag, interessanti performance acrobatiche, strutturate e coreografiche esibizioni artistiche. Magici i numeri di illusionismo di Ottavio Belli, pronti a lasciare attoniti gli spettatori. Unico animale del circo, un simpatico cane di peluche, telecomandato, vero esempio di un circo senza animali. Lo spettacolo in generale, il circo degli orrori, è nato negli anni 70 da un grande di questo mestiere che si chiama Dottor Eitz, che ha creato questo genere di spettacolo e ha dato forma a questa, diciamo, ha dato vita a questa nuova forma di spettacolo circense. Io ero un grande, sono tuttora un grande appassionato di cinema e prettamente di cinema horror. E quando ho pensato di fare questa cosa, di fare questo spettacolo qui, non avevo in mente la trilogia, perché questo vi ricordo sempre che è uno spettacolo che chiude la trilogia. Noi abbiamo già fatto due versioni di questo spettacolo qui, che sono andati comunque in tour in Italia, sono passate anche dalla Sicilia, anche da Palermo. Questo, diciamo, è il ritorno del terzo capitolo che chiude un po' tutta questa trilogia. Io sinceramente ho pensato di creare questo tipo di spettacolo perché, avendo fatto un circo tradizionale per molti anni, io non sono circense, però vengo dal teatro, ho sempre visto che nel circo tradizionale mancava un qualcosa, dal mio punto di vista artistico chiaramente, mancava qualcosa che mi faceva sentire più appagato. Quindi ho deciso, chiaramente ispirato, quando ho visto tantissimi spettacoli, sono andato in giro insieme al mio produttore e in giro in Europa per vedere gli spettacoli che ci sono, e ho cercato di creare qualcosa che sia un po' più indirizzato per i giovani, per i ragazzi. Fondamentalmente, avete visto, di horror c'è ben poco, nel senso che è solo la tematica, è uno spettacolo comico, è uno spettacolo teatrale, è uno spettacolo magico fondamentalmente, perché ci sono molti effetti di magia, anche non fatti proprio dall'illusionista in sé per sé, che sono io. E quindi, diciamo, abbiamo deciso di creare questo spettacolo per i giovani. Poi è chiaro che piace anche alle persone un po' più, con un'età un po' più avanzata, anche ai bambini, perché ho visto che ci sono bambini che sono qui in fila a fare le foto, quindi è molto bello. Noi lo sconsigliamo ai minori di 12 anni per un discorso legato al linguaggio che è da cabaret. È un linguaggio con delle parole un po' piccantine che però io ci tengo a specificare, che si possono sentire tranquillamente in televisione, a scuola e nella vita quotidiana di tutti i giorni.